Vediamo come si calcolano i campi elettrici di una sfera carica, un filo carico, una lastra carica. Campi elettrici di sfere, fili e lastre cariche. Cominciamo con la sfera carica, che può essere una sfera positiva o negativa. Abbiamo già visto che una sfera positiva fa un campo elettrico verso l'esterno, una negativa verso l'interno. E abbiamo visto anche qual è l'espressione del campo elettrico di una sfera. Giustamente dipende dalla carica che c'è sulla sfera, in un rapporto di causa-effetto, di proporzionalità diretta. Quindi maggiore è la carica presente sulla sfera, Q, e più intenso è il campo elettrico. Poi c'è naturalmente la distanza, pure che incide sull'intensità del campo elettrico, perché più noi ci mettiamo lontano dalla sfera, a calcolare il campo elettrico, quindi prendiamo un punto lontano, e più debole sarà il campo elettrico in quel punto. Ricordiamo che ogni volta che parliamo di campo elettrico dobbiamo specificare due informazioni: campo elettrico di chi, cioè chi è che lo genera, e dove lo andiamo a calcolare. Quindi, per esempio, dobbiamo dire: calcoliamo il campo elettrico generato da questa sfera in questo punto, che si trova a una certa distanza r dal centro della sfera. Ricordiamo che la distanza è sempre dal centro. Spesso si introduce un'altra grandezza fisica, che è la densità superficiale di carica, quando la carica è distribuita su una superficie, in questo caso la superficie di una sfera. La densità superficiale di carica è definita come il rapporto tra la carica totale, che sta in questo caso sulla sfera, diviso la superficie della sfera, e l'unità di misura è coulomb al metro quadrato. Intuitivamente significa che invece di dare la quantità totale di carica sulla sfera, si dà la sua, diciamo, concentrazione, la concentrazione della carica per ogni metro quadrato o anche per ogni centimetro quadrato, cioè quanti coulomb di carica ci stanno ogni metro quadrato oppure ogni centimetro quadrato di superficie. Facciamo un esempio: immaginiamo una sfera da 80 nanocoulomb di carica positiva o negativa e di raggio 4 centimetri. Ricordiamo che l'area di una sfera si calcola 4 pi greco il raggio al quadrato. Allora, dividendo la carica totale Q, che sta sulla sfera, diviso la superficie della sfera, otteniamo circa 0,40 nanocoulomb al centimetro quadrato. Vuol dire che su ogni centimetro quadrato di superficie sferica ci sono 0,40 nanocoulomb. Possiamo anche fare un'equivalenza e vedere quanti nanocoulomb ci sono ogni metro quadrato, anziché ogni centimetro quadrato. Tecnicamente basta sostituire centimetro quadrato con un decimillesimo di metro quadrato e otteniamo 4.000 nanocoulomb al metro quadrato, ma ci si poteva arrivare anche intuitivamente, a mente, senza fare questa sostituzione. Infatti, un metro quadrato è 10.000 volte più grande di un centimetro quadrato, quindi in un metro quadrato ci sarà una carica 10.000 volte più grande di 0,40 nanocoulomb, cioè 4.000 nanocoulomb. Passiamo adesso al caso di un filo carico. Può essere carico positivamente o negativamente. Nel primo caso abbiamo una carica positiva che è distribuita lungo tutta la lunghezza del filo, lungo quindi L. Nel secondo caso una carica negativa distribuita su tutta la lunghezza L del filo. Se il filo è carico positivamente, il campo elettrico è disposto a raggiera, ma è rivolto verso l'esterno. Viceversa, se il filo è carico negativamente, il disegno è identico, ma il campo elettrico è rivolto all'interno. Mettiamoci in un punto qualsiasi, per esempio questo, oppure questo, che si trova a distanza r dal filo, e vogliamo calcolare il campo elettrico generato dal filo in quel punto. Ricordiamo sempre che campo elettrico dobbiamo specificare due cose: chi lo genera e dove. Quindi generato dal filo, dove? In questo punto, a distanza r dal filo. Si può dimostrare che la formula da applicare è questa: 2K0 lambda diviso R. Ma che cos'è lambda? È la densità di carica lineare. Stavolta si chiama densità lineare, prima si chiamava densità superficiale perché la carica era distribuita su una superficie. Qui la carica è distribuita su una linea, cioè sul filo, e quindi si chiama densità lineare di carica ed è definita dal rapporto tra la carica che sta sul filo, la carica totale, diviso la lunghezza del filo. L'unità di misura è coulomb al metro. Facciamo un esempio: un filo che ha una carica complessiva di 50 nanocoulomb, positiva o negativa, un filo lungo 2 metri, ha una densità di carica lineare di 25 nanocoulomb al metro, quindi in ogni metro ci sono 25 nanocoulomb.
Possiamo esprimerla anche in nanocoulomb al centimetro, basta sostituire un metro con 100 centimetri. Oppure si fa a mente, se in un metro ci sono 25 nanocoulomb, in un centimetro, che è 100 volte minore, ci sarà 100 volte meno carica, 0,25 nanocoulomb. Torniamo a questa formula, è intuitiva, perché maggiore è la carica che sta sul filo, meglio la densità di carica, quindi più coulomb ci stanno per ogni metro e più sarà intenso il campo elettrico, però conta anche la distanza, più ci allontaniamo dal filo, più cresce la distanza, minore sarà l'intensità del campo elettrico. Come è logico, allontanandosi il campo elettrico diventa più debole. Tra poco vediamo questa condizione, che cosa significa. Ora andiamo avanti e passiamo al caso della lastra. Una lastra che può essere sia un rettangolo, un quadrato oppure un disco. Può essere carica positiva o negativa e ha una superficie pari a S. Anche in questo caso vogliamo calcolare il campo generato da chi? Dalla lastra, dove in questo punto oppure in quest'altro. In un punto a una certa distanza dalla lastra. Sarà naturalmente un campo rivolto verso l'esterno se la lastra è positiva, verso l'interno se la lastra è negativa. Si può dimostrare che la formula per calcolare il campo elettrico generato da una lastra è questa, 2πk0 sigma, dove sigma è la densità di carica superficiale definita come abbiamo visto prima, la carica totale sulla lastra diviso la superficie della lastra, l'area. Quest'area può essere un quadrato, quindi L al quadrato, L è il lato del quadrato, oppure può essere un rettangolo, quindi base per altezza, oppure può essere un cerchio, l'area di un cerchio, ricordiamo, pi greco raggio al quadrato. Se però osserviamo bene questa formula, vediamo che c'è un problema, non c'è la distanza, non c'è R. E questo naturalmente è assurdo, perché vuol dire che se noi ci allontaniamo anche tantissimo dalla lastra, il campo elettrico non decade, non diventa meno intenso. È chiaramente assurdo, se vado a 1000 km di distanza il campo elettrico non può mantenersi della stessa intensità. Ma in realtà non c'è contraddizione logica, perché questa formula, come anche quella del filo, sono formule approssimative, formule approssimate valide soltanto a breve distanza, sia dal filo che dalla lastra. Quindi se ci allontaniamo troppo dalla lastra e dal filo, queste formule non valgono più. Al contrario, la formula del campo elettrico di una sfera è una formula esatta, non è approssimata, quindi vale anche a grandissime distanze dalla sfera. Queste due formule invece no, sono valide soltanto a breve distanza. Allora, in particolare, la formula della lastra vuol dire che se noi rimaniamo a brevissima distanza dalla lastra, il campo elettrico non diminuisce. Ma che vuol dire breve o brevissima distanza? Nel caso di un filo, breve distanza vuol dire una distanza che è molto minore della lunghezza del filo. Per esempio, 5 cm di distanza è una distanza breve o no? Dipende da quanto è lungo il filo. Se il filo è lungo mezzo metro, 5 cm rispetto a mezzo metro non è molto minore. Infatti è un decimo non è molto minore. Quindi porsi a 5 cm da un filo lungo mezzo metro e voler usare questa formula si commette una certa imprecisione. Quindi diciamo che questa formula funziona male. Ma se io mi metto a 5 cm di distanza da un filo lungo 50 metri, allora questa formula funziona benissimo, perché la distanza rispetto alla lunghezza del filo è nel rapporto 1 a 100. Ora, qual è quel rapporto giusto per cui vale il molto minore? Per esempio un decimo no, un centesimo sì. Non c'è un confine netto, però possiamo immaginare un ventesimo, un trentesimo come dei rapporti abbastanza ragionevoli per poter usare questa formula. Un discorso simile vale per il campo di una lastra. Che vuol dire che dobbiamo stare molto vicini alla lastra? Molto vicini rispetto a cosa? Verrebbe da dire rispetto alla superficie, ma non si può confrontare una distanza con una superficie, perché non sono confrontabili, non si può confrontare metri e metri quadrati. Allora si deve confrontare la distanza con la radice quadrata della superficie, che è una lunghezza. Nel caso in cui la lastra, per esempio, è quadrata, la radice quadrata della superficie è il lato. Quindi sarebbe come dire, confrontiamo la distanza alla quale ci mettiamo a calcolare il campo elettrico con il lato della lastra. Se la lastra è un disco, un cerchio, la radice quadrata dell'area è qualcosa che assomiglia al raggio. Non è precisamente il raggio, però più o meno è un po' come se fosse il raggio. Quindi è come dire, confrontiamo la distanza alla quale ci mettiamo a calcolare il campo elettrico con il raggio della lastra. Dunque, in conclusione, se la distanza alla quale ci poniamo è
un ventesimo, un trentesimo, per esempio, della radice quadrata della superficie della lastra, allora questa formula la possiamo utilizzare con buona approssimazione. Infine, anche se non c'entra niente con la discussione che abbiamo appena fatto, voglio ricordare quali sono le formule fondamentali della geometria, cominciando dalla superficie di una sfera. Ricordiamo che l'area di una sfera è 4 pi greco il raggio al quadrato, l'abbiamo visto anche prima. Il volume di una sfera, 4 terzi pi greco r al cubo, e la lunghezza di una circonferenza, 2 pi greco r. A parte i fattori numerici 2, 4 pi greco, 4 terzi e così via, è importante non sbagliare l'esponente del raggio, perché se calcoliamo una superficie, naturalmente deve comparire r al quadrato, altrimenti non è una superficie. Un volume, il raggio al cubo, una circonferenza che è una lunghezza, il raggio alla prima.